è sempre importante. Intanto Martina Maggio con, ecco, l'entrata, lei fa una jambe cambio d'entrata con la pedana, vedete, un po' più lontana, ben eseguito, questo è un valore C, non ha collegato i tre salti, però niente di grave, diciamo. Si prepara per la serie indietro, lei è abituata a fare flick salto salto, vediamo, uno, no, probabilmente quando non si sente perfettamente allineata lo ferma e non fa il secondo salto per evitare la caduta, ci sta, questa è tutta esperienza però, dopo tante gare e tante travi sulle spalle, sulle gambe. Una jambe cambio d'anello, questo è eseguito molto bene. Attenzione agli anelli, perché con questo codice nuovo, se non hai il piede sopra la corona, ti dicono quando si fa il corso, non viene riconosciuto, quindi è un bel problema. Il suo era ottimo, una ribaltata senza, eseguita in maniera perfetta. Vedete com'è fluida lei, che non si ferma mai? Questo è proprio quello che viene richiesto. Arriva e riparte, poi va giù. Attenzione anche ai collegamenti a contatto con la trave, non basta più sedersi e sdraiarsi, ma deve essere una cosa più complessa. Petto, schiena, ginocchia, cavalcioni, indifferente. Stesso discorso per il passaggio laterale. Idealmente immaginiamoci la ginnasta che fa punto A, punto B, punto C. Non si può più fare AB. Deve essere tutto in movimento. Ecco l'uscita. Un doppio carpio per lei, che è un elemento di valore E. Bravissima, brava, contenta, Martina. Brava, bravissima. Una ginnasta di una eleganza, ma anche di una potenza.